Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, come vi avevo anticipato, andiamo alle Volspina a fare la spesa, che oltretutto l'altro giorno, per avere una sicurezza maggiore, che potevo, visto che c'era questa cosa qui di non potersi spostare comunque dal proprio comune, ho chiamato i vigili per sapere se io potevo andare a fare la spesa da qui. Ve l'ho detto, sono di Strevi, posso andare sino all'Eurospin a fare la spesa, e mi ha detto di sì la vigilessa che mi ha risposto, perciò tanto il foglio ce l'ho e speriamo che non mi fermi. Ma anche se mi ferma, vabbè, ce l'ho fatta una lista, ma poi prenderò anche altre cose, perché cioè la lista va bene, però poi io ho idee mie, magari non so, ci sono gli gnocchi in offerta, non sono stufa di... La mia volantina non arriva e adesso mi sa che non arriva nessuno. Di guardarlo online non avevo voglia, anche no, solo per quello, perché ci sarebbe una fetta di paradiso che lo mette il volantino nuovo, però porta. Allora ho detto vabbè, vado così e vediamo un attimino quello che troviamo, anche più che altro secondo me, perché io so che se andassi in un altro supermercato troverei molta più roba, però non ho voglia di girare di qua e di là. Infatti mi preoccupo il far dolci per Gabriele, perché tipo l'amido di mais o le cose per fare, diciamo, i dolci senza glutine, alle Eurospin non trovo. Dovrei andare tipo al Bennett e non ho proprio il tempo, non so neanche se riesco a prendere tutto. Se si poteva almeno andare in due, mi portavo dietro Giorgia o Manuel, e poi si entrava con due carrelli, sicuramente si faceva prima, ma non si può, e quindi fa un caldo bestiale. Tiro giù un po' il finestrino perché sennò qui io schiatto. Comunque volevo anche raccontarvi, visto che c'è questo momento così che finché non arrivo, cosa abbiamo fatto a Pasqua. Beh, in pratica vabbè, abbiamo cucinato un po' diverso dal solito, quindi abbiamo fatto antipasto e primo, abbiamo fatto l'insalata rossa, le uova ripiene e poi la pasta pasticciata, sia per noi che senza glutine, e niente, pensate che non ne ho fatta tantissima, eh? Vabbè, in realtà ho buttato giù un chilo di pasta per noi, e ci abbiamo mangiato poi ancora a cena, a Pasqua e al merendino a pranzo. E poi siamo stati in casa, cioè in giro non potevamo andare, e non abbiamo fatto niente di che. Maurizio si è riposato un po', ha giocato un po' con la PlayStation. Io ero ancora, diciamo, infortunio, e quindi avevo delle idee ben precise su cosa fare a Pasqua al merendino, proprio per sfruttare il fatto che c'era Maurizio, e invece non ho potuto fare. C'è traffico per niente, non c'è nessuno. Finora ho incontrato due macchine, tre, e una adesso quattro, quindi proprio vuoto, 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 una tristezza. A buttare via il vetro, che l'ho caricato in macchina, ho detto almeno quando esco lo vado a buttare. Infatti non so cosa riuscirò a comprare all'Eurospin, perché dovendo fare due giri e potendo portare solo un carrello, perché o ne prendo due e prendo subito due carrelli, ma poi portarli è difficile, eh.
Però diciamo che potrebbe anche essere un'idea questa. Se ho la moneta, potrei prendere due carrelli subito e così. Tanto in realtà non ho tantissime cose, cioè ne ho tante da prendere. Per la maggior parte sono quelle della dispensa e poi quelle fresche. La frutta e la verdura le ho prese l'altro giorno, quindi per il momento. La settimana nuova poi ordiniamo di nuovo. Mi sono messa questo coso sopra perché avevo paura di avere freddo. Sto morendo dal caldo. Niente, adesso quindi ci dirigiamo verso l'Eurospin. Mi piacerebbe anche cambiare supermercato, però tipo non so, magari andare a Lidl, cose diverse. Però no, vado all'Eurospin e vediamo di comprare delle cose interessanti. Ho qualche ricettina in mente da fare per cambiare un po' anche il modo, diciamo, per mangiare sempre le stesse cose, perché poi alla fine. Quindi vediamo un attimo. E poi dovrò prendere sicuramente un po' di frutta, perché ci sono solamente più 3 pere, che oltretutto quelle che mi ha portato erano dure, quindi dovranno stare lì ancora un po'. La gente in macchina con la mascherina, io non so come fa a starci. Io ce l'ho lì e prima di scendere me la metto, ma adesso non ce la faccio, se no non respiro più. Comunque di persone in giro ce n'è con la mascherina, per qualcuno l'ho visto a piedi. A me devo dire che noi abitando in un paesino, diciamo che potrei prenderli i bambini e andare a fare una passeggiata. Solo che, come vi dicevo, ho paura e quindi giusto anche per farli uscire un po', farli prendere una boccata d'aria, farli sgranchire un po' le gambe, non tenerli chiusi in casa tutto il tempo, veramente mese e mezzo che sono chiusi in casa. Io almeno, vabbè, io vado a scoprire la spesa, allora infatti mando sempre loro. Oh, il vetro l'abbiamo buttato, devo trovare una campana del vetro. L'altro giorno guardavo un video di Missima 91 di Cristiano e praticamente lui diceva che dopo il primo mese in cui cercava sempre di essere positivo sia nei video che faceva ma anche proprio lui con se stesso, diciamo, ultimamente è un po' più pensieroso, è un po' più giù, e devo essere sincera, lo capisco, lo comprendo perfettamente, perché inizia a essere così. Io non credo solo per me, credo un po' per tutti, perché comunque ormai è più di un mese e mezzo buono che si è in più in casa. Una campana del vetro. Ah, faccio la rotonda e torno indietro. E quindi inizia a essere veramente difficile. Veramente, veramente difficile. E quindi lo capisco perfettamente. Però dobbiamo cercare di pensare positivo, insomma. Non dobbiamo abbatterci, perché sennò è ancora peggio. Va bene, mi sono parcheggiata e adesso vado a buttare il vetro. Ci vediamo quando ho finito. Eccomi. Adesso giriamo e torniamo indietro, perché l'Eurospin è lì dietro. Quindi
potevo anche divertirmi. Ma secondo me è qualcosa che non va. Allora, cosa mi dici? Di macchine ce n'è, ma di coda no. Perfetto, allora, mascherina. E poi un po' di disinfettante. Ok, richiudiamo. Adesso carico sulla macchina e poi ci va il secondo giro.
lo giro. La macchina al momento è così, queste qui sono borse vuote. Io non so davvero e devo fare anche un terzo giro, quindi adesso in teoria mi muovo. Il carrello è pieno lo stesso, ma c'è la roba dei cani, la roba per Pia. Adesso la carico e ci vediamo. Finalmente ho finito. Sono le 19:41. Quindi adesso andiamo a casa. Ci ho messo veramente tantissimo. Che poi dici, esci, vai a fare un giro, esci, vado a fare la spesa. Ho speso veramente tantissimo questa volta, come vedrete dal titolo sicuramente, quindi voi l'avrete già visto a questo punto. Io ho speso veramente tantissimo, però come vedrete ho preso tantissima roba, soprattutto carne. Infatti questa volta conto di farci io punto a un mese. Considerato la roba fresca che magari potrà capitare, che magari dovrà prendere Maurizio o magari cosine per Pia, non lo so, tipo il latte, ecco, che l'abbiamo già preso, ne ha presi 10 confezioni di Mellin 2. Quindi adesso vediamo un attimino. Comunque io conto di farci almeno un mese, se non un mese completo, quindi da adesso che è il 18, quindi fino almeno al 18 di maggio, secondo me è fattibilissimo, perché ho comprato veramente tantissima roba. Però nel caso non riuscissimo, comunque almeno 3 settimane, però secondo me. La macchina mi segna che il passeggero non ha la cintura, ma in realtà sono le crocchette del cane che pesano tantissimo. Comunque, infatti anche i ragazzi dell'Eurospin ridevano, perché comunque ho dovuto fare 3 giri e ci ho preso tantissima roba, di più di quella che ho preso anche le altre volte. Diciamo ho preso più carne e poi senza contare comunque la verdura che prenderò dal verduriere, me la faccio portare a casa, perché così almeno prendo quella, non ne prendo tantissima, me la faccio portare a casa, è fresca, qualche giorno la consumiamo e al massimo faccio un po' di meal prep giusto per la verdura, però così almeno sono tranquilla, perché veramente, cioè prenderla qui, calcolate che non ho preso la verdura, un po' di frutta sì, non grandi cose, perché comunque anche quella la vorrei prendere da là, ma giusto per arrivare diciamo a lunedì, che poi chiamo il verduriere per farmi portare la verdura. E quindi spero di riuscire a fare almeno 3 settimane con questa roba qui, che non è fresca.
fresca, diciamo. E poi qualche santo sarà, cosa mi devo dire? Così magari esco una volta in meno, insomma. Sicuramente non prima di maggio. Cioè, devo uscire una volta per andare a prendere alcune cose per George, il suo regalo di compleanno, ma per quanto riguarda la spesa, spero di non andarla a fare più, almeno per 3 settimane. Comunque, sicuramente non prima di maggio. Il mese scorso ho speso all'incirca 640 euro di quella che ho fatto io, senza contare quella che poi ha comprato Maurizio fuori. Io penso che saremo intorno ai 700-800 euro di spesa mensile, però bisogna calcolare che siamo sempre 7 persone che mangiano, 8 la sera quando c'è anche Maurizio, sabato a cena, la domenica pranzo e cena, e tutti gli altri giorni 7, e devo dare da mangiare sui bambini. Oltretutto vanno le giardie, sono in quell'età in cui si mangerebbero anche i muri e le sedie, quindi ma devo fare, mica potrei fare quello che fare. Comunque, come al solito vi faccio prima vedere ciò che va fresco, quindi che va in frigo, va in freezer, e poi noi ceniamo e dopo cena vi faccio vedere tutto il resto, così anche lo mettiamo a posto. Devo dire che questo cambio d'ora, comunque, a parte tutto, è fantastico, perché a quest'ora è ancora giorno e non scaricare la roba col buio vuol dire tanto. Purtroppo devo aspettare Maurizio che arriva da lavorare, così sta con i bambini. Cioè, non posso uscire presto, diciamo. Quando faceva buio, se vi ricordate, tornavamo a casa, che anche all'ultima spesa in realtà era buio, mentre invece adesso è ancora giorno, è tutta un'altra cosa. Stancante. E sarà ancora più stancante adesso metterla via. Sarà devastante, stancante, devastante. Però ce la faremo. Piano piano, adesso devo studiare bene, perché ho 2 video da finire di editare e caricarvi. E infatti questo qua cercherò di farvelo uscire martedì. Prima purtroppo non riesco, non ce la faccio proprio. Sono arrivata a casa. Non oso immaginare cosa penseranno. Comunque vi farò vedere delle cose che non portiamo su di sopra, tipo appunto le crocchette, questo qua, il pacchettone gigante per il cane, che non le porto su, e la carta igienica anche, ho preso una confezione di questa, ma non la porto su perché ce n'è ancora e quindi la teniamo giù per scorta. Poi ho preso la ghiaia, ne ho prese 2, e 2 di croccantini per i gatti, sempre 2 nel logoretto. E di grosso che non porto su c'è solo questo, quindi tutto il resto ve lo faccio vedere dopo. Adesso vado, è arrivato Manuel. Ciao mamma, mammettini e mammettine, tu sei follettina mammettina. Sì, ma dov'è tutta la gente che ci deve aiutare? Papà si è svegliato adesso, Gabriele di sopra, Giorgia col Zari ha attaccato le cuffie, io fino a 2 minuti fa stavo giocando. Ok, allora vai su e di che la mamma è arrivata. Lo so. Di mettere fuori i cani. L'hanno già fatto. Ok, e di scendere, che c'è tanta, tanta spesa. Ci vediamo da casa. E adesso vi faccio vedere quello che ho preso. Allora, il prosciutto cotto a dadini, che è senza glutine e senza lattosio, ne ho prese 3 confezioni. Tieni. Sablina.
Non è solo perché adesso Sabrina, mettili bene. Poi uno speck, un stick. Perché sono uno speck? Un burro da mezzo chilo. Poi ho trovato il lievito da 500 grammi, l'ho preso, domani lo andrò a dividere in cubettini più piccoli. E un panetto. Poi, non dire parolacce tu. Poi ho preso una mozzarella di questa qua per pizza, perché ho intenzione di fare la pizza. Poi, le arance, ne ho prese una rete. Qua c'è una Sì, una è anche sparsa dentro una borsa, perché le perdevo per strada. Poi ho preso il formaggio fresco, questo qui spalmabile, ne ho prese 5 confezioni, così se magari si vogliono fare un panino oppure facciamo le piadine di nuovo. Poi ho preso i wurstel, questi qui dove la confezione grande dove ci sono 12 wurstel, che sono senza glutine, senza latte, e sono questi qui grandi, ne ho presi 2. Che grandi! Poi ho preso 6 di questo grattugiato italiano per noi. Bene, Sabrina ha preso una testata. E poi 4 di questo qui di parmigiano reggiano per loro. Poi per i bambini ho trovato questi ovetti confettati gusto creme. Questi sono per papà e Gabriele, che sono senza glutine, e quindi li ho presi per loro, ne ho presi 2, ve li faccio vedere perché adesso li mettiamo nel fritto. Poi invece per gli altri bambini, diciamo, ho preso questi qui con il ripieno bianco, in realtà questi qua piacciono anche a me, e poi questi ovetti qua che ci sono 4 gusti, sempre per noi altri. Poi ho preso la pancetta, ne ho prese 2 affumicate e 2 dolci, al momento ne abbiamo trovata solo una, ma c'è anche l'altra. Poi ho preso una vaschetta di kiwi, che andiamo a mettere a posto subito. Poi 3 buste di insalata, questa qui pan di zucchero. E che Giorgia piace tantissimo. Sì, che è in offerta questa, per quello che l'ho presa, e poi perché a Giorgia piace, così la mangia anche lei. Poi, visto che li ho trovati, ho preso 3 avocado, non so dove sono finiti gli altri. Poi ho preso qualche formaggio, ho preso il Masdam, l'Emmental bavarese, poi gli altri ve li farò vedere dopo. Anche quando ci sono per ora. E poi ho preso anche degli affettati. La mortadella, il prosciutto cotto scelto. La mortadella era in offerta. Ne ho prese, mi sembra, 4. Di prosciutto cotto scelto anche perché è senza glutine. Se mette a fuoco. Ok. E anche la mortadella è senza glutine. E quindi ne ho prese un po' di più perché la mangiano anche Maurizio e Gabriele. Poi, sempre in offerta, ho trovato delle fragoline. Allora gliele ho prese. Ne ho prese 3 confezioni. Qua ci sono pure quelli coniglietti che avevamo visto su un film. Poi, sempre in offerta, ho preso anche le cozze cilene. Ne ho prese 2. E, poi, non era in offerta, ma l'ho preso. Il minestrone. Sì, ne ho presi 2, anche di questo qua. Quello da un chilo e mezzo. Questi qua sono due avocati, scusa. Sì, sono da mettere lì nella frutta, Giorgia. Questi da aprire. Questi qua? Sì, sì. Poi ho preso della pasta sfoglia. Molta. Ne ho presa rettangolare e anche rotonda. Non mi sembra 6 rettangolare e 3 o 4 rotonda. Anche se l'altra vede. Non mi ricordo. Comunque vi lascio magari scritti poi. No,
Sì, magari ve lo lascio scritto quanti ne ho prese di ognuno. Comunque, tonda e rettangolare. Così Giorgia è contenta per fare i dolci, i salati. Perché lei l'ha fatto, ha fatto solo un dolce, adesso li sta continuando a fare. Ci possiamo sbizzarrire, insomma. Quindi nessuno deve mangiarne in casa. Poi, tanto se la facciamo, la facciamo domani, perché sennò poi partono. Poi una volta mi posso fare pane tostato, banane e fragola. Manca il burro di arachidi. Ah, è vero, cara. Poi ho preso due confezioni di ciliegine di mozzarella. A me piace molto. Due confezioni di mozzarella per la felicità di Giorgiuina. Poi ho preso 8 confezioni di uova fresche. E voi direte, ma perché ne hai prese così tante? Perché ne mangiamo tantissime. Al mattino per colazione, quando devo fare la frittata ce ne vanno tante. Noi ci facciamo le torte in tazze. O per fare la torta, comunque. E quindi ce ne servono tante, quindi ne ho prese 8 confezioni. Allora, poi sempre per i bambini ne ho preso questi ovetti di cioccolato che sono senza glutine. Poi, adesso abbiamo preso, ho preso un po' di carne. Quindi adesso ve la faccio vedere. Allora, di carne tritata non mi ricordo se 6 o se 8. Comunque, più o meno erano tutte vaschettine così da 2 euro. O poco meno, tipo questa che è 1,76 euro. Ok. Vedete? 2 euro. Vai, la carne... No, cosa sta facendo? La carne tritata la potete mettere via. Poi ho preso 3 confezioni di costine da fare col sugo. Prego, signorine, signorina. Poi, non mi ricordo quante ne ho prese, ma ho preso dei fusi di tacchino. Ma no, di più. 1, 2, 3, 4. 4, mamma, ma li taglia le 5, cosce. Poi basta. 6, 7. Ne ho presi 7, uno per uno, perché tanto io e Pia la divideremo. E niente, praticamente ne facciamo uno a testa, perché comunque sì, sono grandi, ma... Mamma, mi sa che ho esagerato di carne. Allora, poi ho preso 2 confezioni di salsiccia, questa qui 4,43 euro. Mamma, qua comunque ce n'è ancora una. E l'avevo già contata. E l'altra è la sotto. Costina ho trovato. Bra. E qua l'altra 4,29 euro. Poi ho preso della coppa a fette. Questa qui è 1,56 euro. Mamma, li già fatti vedere? No, questa qui è 1,76 euro. Questa è 1,57 euro. Giorgia, mi senti una volta? Ecco, aspettate perché sono sotto, devo ribaltare tutto. E queste 1,57 euro. Se ci sta, se no. Poi ho preso 2 confezioni di salamelle, questa 5,03 euro, e questa qui invece 5,07 euro, da fare con i crauti, penso. Questo mettilo nella borsa perché lì non ci sta sicuro. Poi ho preso i fusi di pollo, 3,48 euro. Mamma, ma nella porta si posso mettere? Sì. Le sovraccosce di pollo 3,55 euro. Qui c'è un'altra costina. Poi ho preso queste fettine scelte di bovino 2,28 euro, 2,40 euro. €2,16 e €2,19
E poi ho preso la lonza sottilissima, 1,73 euro, 1,46 euro, 1,70 euro e 1,65 euro. E poi la feta greca, ne ho prese due, che nelle insalate così tipo di riso è buonissima, il gouda e il fontal. E poi altri affettati, allora ho preso due di prosciutto crudo, poi due di salame ungherese, due di salame milano e due di ventricina piccante, perché per fare la pizza così Manuel è contento, perché la pizza preferita di Manuel è la diavola. Poi l'arrosto di tacchino affettato 2, la pancetta arrotolata 2, il bacon a fette da fare domani mattina con le uova per fare la colazione americana col pane tostato 2, e poi arrosto di petto di pollo 2. Questi qua, come vedete, sono senza glutine. E allora, che va nel frigo è tutto, ci vediamo dopo con la roba nella dispensa. Le banane vi lascio scritto poi quanto erano di peso e quanto le ho pagate, e aiutami Dana. E ho preso un sacco di mele gialli verdi, ce n'è una gialla e tutte le altre sono verdi, comunque è un sacco di questi. E poi ho preso le penne rigate, due pacchi, i cornflakes, la marmellata di pesche, lo zucchero bianco, due pacchi e la salsa al pomodoro con verdura. Ciao a tutti! Allora, la mamma purtroppo era stanca, quindi visto che aveva sonno io ho detto: mamma vai su, compi, faccio io il video spesa. Perciò adesso lo faccio io, spero di starvi simpatica. Allora, come prima cosa per la colazione ha preso questi biscotti con cuore di mela, i miei preferiti, che li amo tantissimo. Poi ha preso questo coso per il bagno che non so cos'è. Il culo a lavastoviglie. Che tipo lo metti dietro la lavastoviglie e poi la pulisci. Ah, è vero che c'è anche sarebbe la lavastoviglie. Poi questo Dexal Pratic Family per lavare i vestiti di Pia. Bravo. Poi gli spaghetti, due. Cioè, in realtà non so quante confezioni abbia preso delle cose, perciò non ve lo posso dire. La mamma poi lo scriverà al massimo di fianco. Poi i formaggini a parmigiano reggiano, che a me in realtà non piacciono tanto, però vabbè. Lo zucchero di canna, l'olio di semi di girasole, poi i ceci, i fagioli bianchi di Spagna, i fagioli a red kidney, poi la panna da cucina. Io, come vedete, non so quante ne abbia prese, perciò poi, però poi, cioè, poi i frullini con cacao e nocciole, che sono una brutta copia delle, di quei biscotti là, pan di stelle, una brutta copia. Poi la baby pasta per Pia, che sono troppo carine, ve lo giuro, cioè dopo wow. Poi questo coso per le torte, un dietro tipo delle ricette, credo. Poi, altra baby pasta, il tonno al naturale, la farina 00, perché appunto ci facciamo tantissime torte in tazza, perciò ne serve, le lenticchie, questi biscotti che non abbiamo mai mangiato a cacao e mandorle, cioè almeno io non mi ricordo di averli mai mangiati, ma io ho la memoria di un ratto, quindi. Le mezze penne rigate, le pennette rigate,
qui un altro pacco di pennette rigate, qui le conchigliette e qui poi 12 bricche di latte. E qui poi anche i fusili bucati corti che mi stavo già dimenticando di filmare. Giorgia si era dimenticata di far vedere il tonno piccante, allora lo faccio vedere. Poi la mamma ha comprato, ci ha fatto un regalino e ci ha comprato queste uova. E dentro, ecco, ci sono, perché io le ho volute tenere. Questo aeroplano che già doveva montato, però io poi ho smontato, è di Giada. Questo qua invece, aspetta, è mio, è il pinguino, e questo è di papà e della mamma, che è un polipo, questo è di Manuel, che è un frisbee smontato. E poi questo invece è di Giorgia, che è di un film dove c'è Gioia. Ecco, brava, dillo. Poi ha preso anche questo qua, torta margherite, che dentro ci sono un po' tutte le ricette, credo. E beh, basta. Noi non sappiamo perfettamente a cosa serve, però loro lo sanno, credo. Quindi scrivetelo qua sotto pure nei commenti. Ecco qua per la seconda parte. Allora, ho trovato altra pastina per Pia, le stelline da minestra. Poi questi cracker con riso soffiato. Poi questi cracker buonissimi con pomodoro e grana padano DOP. Ve lo giuro, sono veramente buoni. Questi panini per hamburger, così ci facciamo il McDonald's in casa, anche perché a me manca tantissimo il McDonald's. Poi questi fior di questi ultrali giorno e invece gli ultrali notte. Il filona fette, che a me non piace perché la farina di segale proprio non mi piace. Invece qua il filone di farina integrale, che è molto caruccio in questa scatolina. Questi biscotti che stra-adoro, cioè tipo buonissimi, poi con il latte proprio mua e nulla. Questo è già le pralava stoviglie, che secondo me è il migliore. Poi col profumo di limone. Poi mi sembra 3 botticini di maionese grossa così, però non ne sono sicura. Ne abbiamo aperta già una per cena, perché per cena abbiamo mangiato wurstel con insalata. E quindi qua ne abbiamo una e lì c'è un'altra. Poi qui c'è la Nutella. Vabbè, Nutella tarocca. Che io però non posso mangiare, perché come la mangio poi devo andare in bagno. E nulla. Quindi viva la sfiga. Poi questo gel per la lavastoviglie, che credo che anche questo serva per tipo pulirla. Queste tartarughine. Queste olive giganti. Alcuni pacchi di salviette per Piuzza. Poi tanti tanti tipi di pasta, ad esempio i fusilli, le mezze penne rigate, le mezze maniche, i sedani rigati e i celentani, scusate. Poi ha preso questo riso a chicco lungo, quello nostro solito di sempre. Poi ha preso queste colombine di gocce di cioccolato, a parte che ne era presa una per uno, che sono molto curiosa di assaggiare, sembrano molto buone. Questi gnocchetti sardi, questa marmellata alla fragola. Si capisce da lì. Questo American sandwich. Questa polpa di pomodoro a pezzi, ne ha presi 12. Quindi però poi ha comprato anche questa marmellata ai frutti di bosco. Poi ha comprato anche questa ananas a fette. Queste pesche sciroppate. I succhi alla pera, all'albicocca e alla pesca. La cipolla in granuli che c'era finita. Credo che sia anche questo, no, questo è aglio. Prezzo. Questo pane che non so come si chiami, che è costato 1,39 €, molto gigante. Questa colomba con gocce di cioccolato. Poi questi chocobars, che a me personalmente non mi piacciono perché fanno diventare il latte marrone e l'ho sempre odiato, il latte Nesquik. L'anticalcare, le fette biscottate. L'olio di oliva extravergine,
L'olio di oliva normale. Le nostre solite tovagliette. Lo Scottex. Poi abbiamo questi fruttini per Pia. Mele, banana, pera, mela e pesca. E poi mele e prugna. Poi carta da forno in fogli, i biscotti al grano saraceno e questi qua no. Poi ci sono anche fruttini, quelli sono la mia. Comunque, qua il telefono di nostra madre era scarico, allora continuiamo quello di Giorgia. Ha preso tre confezioni di pannolini per Pia, questi qua Hello Baby, 18 pezzi. Per 11-25 kg, se non taglia 5 perché Pia sta diventando grande. Poi ha preso la Nutella bicolore, la marmellata all'albicocca, i salvaslip, assorbenti, le mandorle sgusciate, noci sgusciate, mandorle sgusciate, pelate, nocciole sgusciate. Poi ha preso la salsa tonnata, le olive nere, le ha due pacchi di olive nere, la senape. Perché ne aveva presi tre e basta. E anche il pan brioche. Poi, allora noi non sappiamo se la mamma andrà avanti con questo video, però se nel caso non andasse avanti, noi abbiamo finito. Speriamo che vi sia piaciuto, se così lasciate un like e iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e vi mandiamo un bacio. Ciao!